da Ho fatto un sogno di Mazal Paz Baghdadi, che è qui con noi. Scrittrice e psicoterapeuta dell'infanzia che vive a Roma, nata in Siria e profuga, allevata in un kibbutz, ecco le sue impressioni in un viaggio di ritorno in Israele. Desidero uscire dal frastuono di Tel Aviv. Ho bisogno di silenzio per ritrovare il mio deserto e seguire i miei pensieri. Mi torna in mente il kibbutz Ein Gedi, che visitai molti anni fa. In quel lontano tempo della mia adolescenza era solo una cascata d'acqua gelata circondata da cespugli selvaggi che la proteggevano dall'arido deserto che si affacciava sul Mar Morto. Arrivo al kibbutz al tramonto di venerdì sera. La collinetta è completamente ricoperta di vegetazione, nasconde le case. E mi domando, dov'è sperito quel posto che conoscevo? Cioè, sono sbalordita. Per quanto sia cambiato questo luogo, rimango incantata dalla trasformazione miracolosa che appare davanti a me. Non avrei mai potuto immaginare. Passeggio nello stretto vialetto di pietra e osservo dal basso verso l'alto i giganteschi alberi piantati una trentina d'anni fa, importati dalla lontana Africa. Il paesaggio brullo e inospitale del deserto si è trasformato in un'oasi verde, fertile, straordinaria testimonianza della capacità dell'uomo di non arrendersi neppure davanti alla natura. Un haver, un membro del kibbutz, mi racconta la storia di tutti gli altissimi alberi sparsi ovunque. Ciascuno porta sul tronco un cartellino che indica il nome, la provenienza e l'anno in cui è stato piantato, come se l'albero stesso fosse un haver o un ebreo che di ritorno dalla diaspora abbia rimesso radici in questa terra di latte e miele. Il kibbutz ha creato anche un giardino botanico unico al mondo, nel quale ci sono tutte le specie di piante nominate nella Bibbia. Ein Gedi inoltre coltiva migliaia di palme alle pendici della collina vicina, più riparata dai venti che soffiano nel deserto. I suoi datteri sono di ottima qualità. Vicino al Mar Morto ci sono vasche che raccolgono le sue acque curative e deliziano gli ospiti dell'albergo, che è moderno e semplice e assomiglia agli alloggi del kibbutz. Apro la finestra e davanti a me, ai piedi della collina desertica, vedo un filare di palme e una carovana di cammelli che si muovono lentamente all'orizzonte. Sono in estasi. Il paesaggio mi mozza il fiato come fosse un sogno, ma non è. Un sogno. È il miracolo dell'uomo e del suo ingegno. E ciò mi aiuta a capire sino in fondo l'idea simbolica del posso ber mikveh della professoressa Miriam. Nei testi si specifica che si tratta di un'opera dell'uomo per amalgamare i due aspetti di sé, materiale e spirituale, per essere una persona creativa e dinamica. Le luci dolci del tramonto segnano l'entrata dello Shabbat.